Pneus Tecnica a Faenza, fornitura pneumatici delle migliori marche, servizio d'assistenza per auto, SUV, moto, trasporto leggero, camion ed agricoltura. E poi inversione pneumatici, convergenze, assetto, equilibratura, bilanciatura. Il tutto realizzato nella nuova sede con professionalità, competenza, trasparenza, affidabilità e velocità di consegna. Disponiamo anche di servizio soccorso con officina mobile ed auto di cortesia. Pneus Tecnica, siamo nella nuova sede di via della Boaria 87 a Faenza, telefono 0546 62 34 28. Prenota con fiducia o passa da noi. Siamo Driver Center, il posto di chi guida. Più che duro lavoro, diciamo dura passione e divertimento in quello che facciamo. Poi è chiaro che nell'attività svolta al seguito delle corse, quando è il momento, occorre essere seri e impegnati. Obiettivi ovviamente ne restano ancora tanti. Da quando siamo nati abbiamo ottenuto, ma non tanto noi quanto l'intera categoria delle motostaffette, delle scorte tecniche, con ovviamente in primis il forte coinvolgimento della federazione ciclistica, che ha saputo farsi interprete di queste istanze. E quindi noi abbiamo visto che a partire dagli anni 2000 abbiamo avuto modifiche legislative che hanno introdotto nel codice della strada le figure specifiche delle scorte tecniche, e quindi hanno dato più potere, ufficialità a questo servizio che sempre di più è diventato necessario, in quanto in ausilio alle forze di polizia, in particolare la stradale, che pur essendo il nostro e rimanendo il nostro forte punto di riferimento, per forza di cose ha dovuto ritirarsi da gran parte delle manifestazioni, scegliendo la propria presenza soltanto in quelle internazionali o professionistiche. Noi in una stagione complessivamente prestiamo assistenza a circa 120-130 gare all'anno a seconda delle stagioni. Per un organico di 47 unità significa complessivamente offrire un totale di prestazioni individuali attorno al numero di 850-900, anche qui a seconda delle stagioni. Un dato di orgoglio sull'affidabilità, questo lo possiamo dire da noi stessi, e cioè che in un'intera stagione non è mancato un solo motociclista rispetto a quelli che gli organizzatori ci avevano chiesto. E lo spirito è un po' quello celebrativo, ma dentro c'è la continua ricerca di nuove soluzioni che possono migliorare la nostra attività ed in particolare elevare il grado di sicurezza per gli atleti che gareggiano. Infatti noi quest'anno, nella mia comunicazione iniziale, alcune di queste proposte verranno riprese. In particolare abbiamo bisogno di una rapida approvazione del codice della strada, della riforma del codice della strada, perché all'interno sono contenute misure specifiche per l'uso quotidiano della bicicletta e per la protezione delle gare ciclistiche, proposte addirittura fatte proprie dalla polizia stradale quando è stata convocata in Parlamento per esprimere il proprio parere sulla riforma. Abbiamo bisogno che il Ministero dei Trasporti, unitamente a quello degli Interni, si convinca di inserire la materia delle gare ciclistiche nei quiz per le patenti, perché è fondamentale che il neopatentato nasca sulla strada già con la consapevolezza di quel che deve fare quando incrocia una gara ciclistica. Premio Sicurezza 2016, anche chi sarà l'ambasciatore della sicurezza? L'ambasciatore della sicurezza sarà Adriano Malori, personaggio noto nel campo professionistico, ahimè quest'anno ulteriormente noto per vicende sfortunate. Quindi ha avuto un vissuto anche drammatico e quindi poi recuperato, ma che in ogni caso danno a lui la possibilità di essere un interprete autentico della sofferenza quando viene a mancare la sicurezza. Per quanto riguarda invece il premio sicurezza, abbiamo scelto una persona molto nota, ma molto nota in un certo ambiente e non, diciamo così, conosciuto dal popolo in generale, ed è il professore Enrico Fagnani, che questo dottore, professore, la bellezza di oltre 20 anni fa, è stato colui il quale fondamentalmente ha progettato, realizzato e concretizzato tutto il sistema di radioinformazione attorno alle gare ciclistiche. Io credo che ci sia un doppio valore in questa organizzazione
del gruppo sportivo che da un lato garantisce la sicurezza sulle strade quando vi sono competizioni sportive, e farlo con i volontari è qualcosa di anche straordinario dal punto di vista del contributo che si dà al professionismo, al dilettantismo, ma soprattutto a permettere a tante persone, soprattutto anche ragazzi e bambini, di poter svolgere in sicurezza una competizione ciclistica con tutto quello che comporta la sicurezza stradale.